Grazie Presidente. E come vediamo sono sempre abituati a dire l'Unione Europea, l'Unione Europea. Ecco, forse per la prima volta il governo italiano in questa, ma adesso ha preso una posizione precisa, molto precisa. Forse voi eravate e siete abituati a dire se tutti fanno così è giusto fare così. Forse ogni tanto distinguersi fa anche bene. Siamo un popolo sovrano o un paese sovrano, sì o no? E il ministro è stato chiarissimo. Ha dettato una... Sì, è stato chiarissimo. Cosa avete fatto voi nei 5 anni addietro? Ma cosa avete fatto nella vostra politica estera? Noi siamo stati chiari, estremamente chiari. E abbiamo posto al primissimo obiettivo, la salvaguardia del popolo venezuelano. È quello che a noi interessa, dei cittadini italiani residenti lì. Ed è stato chiarissimo il ministro nelle sue dichiarazioni quando ha detto chiediamo con veemenza nuove elezioni presidenziali. Come abbiamo detto anche nella risoluzione, l'abbiamo scritto che tutti i 28 stati hanno chiesto nuove elezioni presidenziali e se non ci saranno... Abbiamo chiesto l'applicazione dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana, per cui l'abbiamo scritto, non ci siamo inventati nulla. Ma forse, e rispondo a tutti voi, quest'ultima ansa che è appena arrivata, che bisognerebbe veramente leggerla. Allora, ringraziamo il popolo italiano, il Parlamento, il Presidente, il Ministro Moavero, per l'appoggio alla richiesta di elezioni presidenziali al più presto e il riconoscimento dell'Assemblea nazionale come unico organo legittimato in Venezuela. Sapete chi l'ha detto? Non l'ha detto Manuel Vescovi, ma il rappresentante in Italia che domani sarà in commissione di Guaidó. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Ministro.